Mister, c'è più voglia di rivalsa per riaffrontare di nuovo un avversario, l'unico che finora ha battuto il Città di Teramo in campionato, o più voglia di fare un altro passo decisivo verso l'eccellenza? Più voglia di fare un altro passo decisivo verso l'eccellenza, consapevoli che affrontiamo, come detto tu, una squadra che è l'unica squadra che ci ha battuto in campionato, quindi dovremmo mettere quella cattiveria in più, perché affrontiamo una squadra forte, secondo me, che ha dei giocatori di categoria importanti, però che quest'anno non, per varie vicissitudini non ha fatto bene, però noi dobbiamo pensare al nostro cammino, e dobbiamo pensare a fare il Teramo. Nelle ultime due partite, sinceramente, col Casoli e col Favale non siamo stati il solito Teramo, e adesso abbiamo una partita importante domani per dimostrare il nostro valore. Parte Antonelli, sono tutti recuperati, tranne di Stefano che ha una lesione al flessore, quindi deve stare fermo una settimana. Non è niente di grave, però questa partita non ci sarà sicuramente. Fare bene domani vorrà dire poi sabato prossimo mettersi nella condizione migliore di chiudere i giochi già proprio allo Zanni, anche con un pareggio potrebbe bastare. Pensiamo a vincere domani, l'obiettivo nostro è vincere domani con il Fontanelle. Noi adesso l'errore che non dobbiamo fare è pensare alla partita con la Turris. Noi dobbiamo pensare al Fontanelle, è un passo importante, una partita importante per noi. Dobbiamo continuare su questo cammino, perché sto facendo un grosso cammino, però adesso noi la Turris non ci può pensare. Noi da lì abbiamo capito la nostra vera forza, abbiamo capito che tutte le partite vanno affrontate con la giusta cattiveria, perché noi non è che prima di Fontanelle giocavamo male o non eravamo poco cattivi, noi quello che ci mancava, secondo me, è la cattiveria sottoporta, perché noi creavamo tanto, però non chiudiamo mai la partita, infatti le partite fino a sempre 1-0, 2-1, e io ogni fine partita in tutte le interviste rimarcavo sempre questo fatto, e da lì in poi abbiamo capito che eravamo veramente forti.